Buongiorno a tutti, siamo live nel gruppo Big Business Academy. Concludiamo il ciclo di queste tre interviste con micro è un po', però da micro a big l'abbiamo chiamato il tema, perché poi il mercoledì facciamo il nostro salotto e invece il lunedì per 3 settimane abbiamo voluto intervistare un po' di imprenditori. Tra l'altro siamo un po' di parte, perché questo è un gruppo nazionale, ma abbiamo intervistato tre toscani, ci garbava così. Sarà che io e l'Annalisa siamo toscani, anche un po' per conoscenze siamo andati. E qui siamo molto più che la conoscenza, perché siamo anche parenti. Oggi siamo con Cristian, che conosco da quando siamo piccini, che siamo quasi coetanei, e nonché cugini. In realtà io sono cugino del babbo di Cristian, però sono quasi coetaneo di Cristian, quindi... Che le famiglie di una volta, no? Che i fratelli ci avevano 20-25 anni di differenza, che i cugini poi diventano dell'età dei genitori. Bene, bene, bene. Cristian Marcucci, ciao caro. Piacere. Appena tornato dalla settimana bianca, no, mi ha dato una bella sciata, mi ha fatto molta invidia, te lo dico. Eccoci. Però chi lavora bisogna premiarsi, anche perché stai per andare verso un lieto evento. Esatto. Quindi sta che diventa babbo il mio Cristian, ma pensate. Va bene, Siamo allora molto contenti addirittura d'arrivo, come si ci dice. credo, ci credo, ci credo. Sentite la porta che Eccoci qua. aperta. Bene, Cristian, allora guarda, andiamo dritti. Noi vogliamo raccontare un po' di storie di chi ha portato aziende piccole. Poi in realtà le aziende, la microimpresa è fatta anche da aziende come la tua, e quindi noi chiamiamo micro magari i nostri che sono liberi professionisti, due, tre persone. In realtà poi quello scoglio lì, quando uno cresce, uno poi non diventa maxi, perché poi le maxi aziende sono altre, però comunque la crescita è stata veramente importante, visto anche il poco tempo. Allora, raccontaci la tua storia da quando hai iniziato a lavorare, che tanto più o meno il settore è sempre stato quello, però anche per la tua esperienza. Sì, allora Alessio, io ho iniziato a lavorare all'età di 18 anni, 17-18 anni alla Selin Production di Strada Anchianti, dove ho fatto un percorso importante. Sono stato prima apprendista, poi operaio, poi ho studiato per fare il modellista. E quindi sono cresciuto nell'area tecnica e pian piano ho assunto responsabilità di reparto. Prima responsabile modelleria e poi alla fine della mia carriera in Selin, che è durata per 20 anni, responsabile dell'industrializzazione. Quindi è stata una bellissima esperienza formativa sotto tutti i punti di vista, quindi crescita sia professionale che personale, perché ti confronti prima di tutto con un business mondiale, fluenti viaggi a Parigi per prendere i progetti, disegni e quant'altro, e soprattutto con persone comunque di spessore internazionale. Quindi un'esperienza meravigliosa che mi porterò per sempre nel cuore, e solo che inevitabilmente dopo 20 anni, alla fine del circa 2012, mi vennero alcuni dubbi su quello che poteva essere il mio futuro. E quindi, come Anche tu perché ben sai, prego, 2012, Cristian, io ti interrompo un pochino perché ogni tanto voglio fare prego. chiarezza per chi non ti conosce. Allora, te di che anno sei? Lo possiamo dire? Ma Sì. sì, dai, tanto sei coetaneo. Sono del 76. Quindi 76, 2002, 20, 45 anni. 40, sì, ne avevi 40, 36, 36, 37, 30, 36, sì, esatto. 37, insomma, si comincia a guardare verso i 40, si comincia a farsi le domande. Sì, esatto. Dopo un ventennio, quindi arrivato intorno ai 37 anni, decisi che probabilmente per ampliare un po' la mia rete collaborativa e lavorativa avevo bisogno di un'esperienza all'esterno, perché diciamo lì avevo già fatto un bellissimo percorso negli ultimi 10 anni come manager, però più di tanto non potevi comunque salire, e non era tanto un desiderio di salire quanto un desiderio ad aprirmi ad altri mondi, ad altri scenari. E quindi, dopo una riflessione durata un annetto, decisi nel 2013, appunto si parla di gennaio-febbraio 2013, di iniziare una carriera come modellista freelance. Questo mi ha permesso di incominciare a lavorare con marchi tipo Smiles, tipo Givenchy, tipo Emilio Pucci, altri marchi che mi potevano consentire e arricchire la mia crescita personale. Quindi, scusa, Dopodiché, dal certo al
comunque con la tua esperienza poteva essere un altro, certo, però comunque come libero professionista, se non sbaglio. Quindi hai aperto la partita IVA in quell'anno lì, giusto? Ho aperto una partita IVA e ho aperto anche il rischio di non incassare mensilmente dei soldi. Perché anche io perché ero... 20 anni con la sicurezza, al di là della carriera fantastica, ma 20 anni con la sicurezza dello stipendio, qui ci sono molte persone che comunque vengono dal mondo da dipendenti e il giorno che si decide di aprire partita IVA, io l'ho avuta, io l'ho da tanto, quindi diciamo l'esperienza da dipendente non mi ha, diciamo, tenuto tanto lì, no? Però capisco che con 20 anni, poi te lo conosci, mio babbo ha sempre fatto il dipendente, quindi quella sicurezza dello stipendio a fine mese ti dà comunque, no, quella tranquillità. Però al tempo stesso l'ambizione era una bella lotta quella. Devo dirti che in quel periodo non avevo paura, cioè ero, sì certo, lasciavo un reparto che guidavo con 7 persone, uno stipendio certo, premi a fine anno, un'azienda iper solida facente parte di gruppo LVMH, quindi una società che oggi credo faccia oltre 1 miliardo di fatturato, quindi insomma una società iper iper sana che stava molto crescendo e ingrandendosi. Tuttavia io avevo desiderio di provare altro e quindi poter guadagnare 1, 2, 3, 4, 5 non mi interessava, io dovevo provare un'esperienza esterna, lo sentivo e quindi mi sono buttato a fare professionista per un paio d'anni fino all'apertura appunto della successiva ditta individuale, perché io dopo la partita IVA nel 2013, nel 2014 avevo già ingranato abbastanza bene che ho dovuto aprire una ditta individuale che mi consentiva, oltre che fare modelli e campioni, di iniziare a fare delle piccole produzioni. Ok. E tu facevi Dopodiché, modelli per altri? Io facevo modelli per quelle aziende che ti ho detto prima, per Givenchy, okay, per Smileson, per Emilio Pucci, per quelle, anche per qualche privato, anche per qualche pelletteria privata, che mi chiedeva una consulenza tecnica o consulenza tecnica in sede o modelleria esterna da fare. E quindi io mi sono un libero professionista studio... con la tua partita IVA e facevi il freelance, come hai detto te. Esattamente, bravissimo. Poi cosa è successo? È successo che il lavoro, soprattutto di un tale di nome Paco Rabanne, quindi un'azienda importante di Parigi che stava reinvestendo nella pelletteria, tramite insomma una conoscenza che avevo, perché era stato un ex manager di Céline che era andata a fare la dirigente in Paco Rabanne a Parigi, mi contattarono chiedendomi di poter creare con loro qualcosa sul business della pelletteria. E quindi nel 2015 chiusi la partita IVA e la ditta individuale per aprire la Christian Marcucci SRL. Quindi una cosa un pochino più strutturata, dove c'erano già subito 4-5 collaboratori. Ecco, te fino a quel momento hai lavorato sempre da solo, fondamentalmente? Diciamo che gli ultimi 6-8 mesi del 2014 con la ditta individuale avevo già un paio di ragazze che ovviamente mi aiutavano a gestire i cicli di lavoro per la ditta individuale, perché appunto io producevo per altri e quindi avevo bisogno comunque sia di pelletterie che di persone che mi dessero una mano. Hai aperto la partita IVA da solo, ti sei accorto che subito da solo non si poteva fare nulla, hai detto via, mi metto subito, però quando si mette una persona cambia, anche se te l'hai fatto da dipendente di gestire gli altri, però quando gli altri poi li devi pagare con soldi tua, cambia un po', no? Hai perfettamente ragione, però è fondamentale, no? Quando sei da solo hai modo di spostare un determinato ciclo di lavoro. Quando ti fai aiutare da dei collaboratori aumentano quindi le attività e di conseguenza anche le coperture delle fasi di gestione, capito Alessio? Per la crescita ci vuole per forza, se no da solo... Esatto. Quindi nel 2015 apriamo la Christian Marcucci SRL qui a Bagnarripoli, in un bellissimo stabilimento che abbiamo tutt'oggi. Che è dove sei ora, no? Che sono dove sono ora, adesso io sono nello showroom della nostra azienda e sostanzialmente da lì abbiamo iniziato a costruire un'azienda che avesse i dipendenti più o meno in ogni reparto. Quindi abbiamo iniziato ad assumere persone in amministrazione, all'ufficio prodotto, modelleria, abbiamo aperto il magazzino e abbiamo creato tutta una serie di flussi e processi che sono fondamentali per le aziende che fanno sia sviluppo che produzione. Come
Allora, a livello di... Allora, intanto ti voglio chiedere se c'è stato in questo periodo, perché comunque si parla di pochi anni, te hai fatto tutto questo al di là della prima esperienza con la partita IVA, ma dal 2014 adesso sono 7 anni, insomma, hai fatto dei bei passaggi. Oggi quante persone girano, al di là di quante ne hai dentro, quante persone muovi te con la tua piccola azienda, piccola, prendo un giro piccolo. Allora, attualmente oggi all'interno della società Christian Marcucci SRL ci sono 20 dipendenti e 5 consulenti sommariamente fissi, quasi a tempo pieno, più qualche altro freelance che viene a chiamata nei periodi acuti. Ok. A livello nazionale, credo di poterti dire senza esagerare che ci sono circa un centinaio di persone che ruotano intorno al nostro business, perché chiaramente noi produciamo per grandi marchi, medio-grandi marchi, e quindi abbiamo bisogno di partner che producono per conto nostro. Oltre alla nostra produzione interna, abbiamo altre pelletterie, altre aziende che ci aiutano a confezionare i prodotti, e ti posso dire che più o meno graviteranno circa un centinaio di persone nell'entourage produttivo. Ecco, come si passa da in così pochi anni da gestire? Allora, innanzitutto, prima eri comunque una persona allo stipendio, oggi da gestire te stesso in un momento in cui devi, si inizia, no? Dici, ah, la certezza non c'è, poi inizi a ingranare, sei contento, però da gestire te stesso a prendo una persona, poi due, poi cinque, poi 10, quali sono le cose, le risorse alle quali hai attinto? Non so se si usa come termine, ma. Per fare questa crescita veloce senza andare, perché non è facile, voglio dire, io credo, no? Gestire le persone, assumerle, poi, soprattutto quando si fa velocemente. Ma allora, guarda, innanzitutto ci vuole una grande visione, e questa credo un po' di averla sempre avuta, ma di averla anche acquisita nel percorso che ho fatto passando da essere un dipendente impiegato a fare un freelance imprenditore, perché devi avere, da un lato ci devi un po' nascere, e forse, come tu ben conosci nostro zio, io sono un po' stato plasmato all'interno della Selin, dove lui è stato prima proprietario di Marcus e poi amministratore delegato di Selin Production, quindi io sono un po' nato sotto la sua modalità operativa professionale, quindi avevo già dei geni un po' da imprenditore, e dall'altro ho cercato di avere una visione che ci permettesse di creare un modello riproducibile, cioè cosa posso fare io nel mercato dove ci sono Fendi, Balenciaga, Saint Laurent, Gucci. Cosa posso fare? Posso fare una società, un'azienda che possa riuscire a servire quei brand che non hanno le competenze di creare una struttura. Cioè la struttura la creo io, e attraverso la mia struttura tu ti puoi servire per generare attività. Quindi, siccome io il mestiere lo conosco, e più che come si fa, Alessio, a prendere dei dipendenti? Gli si deve raccontare la storia che vogliamo produrre. Cosa faccio? Ops. C'ho una chiamata, l'ho tolta. E, no, no, noi produciamo servizi, quindi le persone che vengono a lavorare da me devono essere coinvolte in un progetto, e gli si deve spiegare bene cosa vogliamo fare. Noi vogliamo servire i nostri clienti, sotto tutti i punti di vista, di sviluppo, di progettazione e di produzione. E quindi abbiamo cercato di riprodurre un identikit molto simile a quello che già esiste nelle grandi aziende, con la differenza che una certa parte produttiva viene allocata in esterno a pelletterie che possono aver gravitato insieme a me nel mondo di Selin, o avevamo tanti fornitori, no? Con Selin Production. Alcuni di loro, che sono imprenditori come me, si sono resi utili e disponibili per lavorare per me, per alcuni brand, come prima ti ho detto, ad esempio Paco Rabanne a Parigi. Ecco, questa Bello, è un bello, bello, bello. po' No, questa assurdo. sintesi. Ma allora,
hai detto un sacco di cose, ti voglio fare un po' di domande veloci perché ti voglio spremere. Allora, vai. Intanto, una domanda è, momenti di difficoltà ne hai avuti in questi 7 anni? Momenti, allora, io sento un ritorno di un eco abbastanza secondo me buffo. È perché quando ti hanno chiamato si è sbarellato qualcosa a livello. Aspetta un attimo. Ok. No. Prova ora. Io ti sento bene. Io ti sento bene. Va bene. Te mi senti? Probabilmente. Mi senti? Sì, sì. Okay. Io risento questo ritorno, ma ma lo senti ancora? Voglio provare veramente, veramente. Ora non lo sento più. Però non ti vedo più, però. Eccomi. Ora sì, ma l'eco c'è ancora, o no? Lo senti tu l'eco? No, io no. Io sì. Ora aspetta, provo a fare una cosa, vediamo se faccio una cosa. Fermo, tanto poi... Casomai... È uscito. Prova a rientrare. A refresciare ora. Eccolo, non c'è più. Vado. Fantastico, sei uscito e rientrato, va tutto bene. Domanda di Francesco, l'ospite dell'altra settimana. Allora, ascoltami. Ci sono stati due difficoltà, sì, un paio importanti. Allora, una è stata per me un'opportunità, nel senso che nel 2017 io sono stato chiamato dalla società Salvatore Ferragamo e sono stato fatto partecipe di un progetto dove c'era bisogno di creare una modelleria esterna per conto della Ferragamo. E io fui ingaggiato dall'ex manager che c'era nel 2017 a creare questa modelleria. E fu una decisione molto importante per me, perché mi sarei dovuto distaccare dalla mia società che era nata da un paio d'anni. Però non potevo neanche non accettare un'opportunità così bella. Ho fatto 2 anni e mezzo importanti, dal 2017 giugno al 2019 dicembre. Io mi sono reso disponibile mezza giornata al giorno, quindi sì, ma una mezza giornata tutti i giorni io andavo praticamente da loro in Ferragamo e mettevo in piedi, ho messo insieme questa struttura dove poi abbiamo assunto del personale, abbiamo creato una bellissima azienda che ancora oggi esiste. Siamo partiti da un'equipe di 7-8 persone, siamo arrivati a 30, quasi 30 persone. E io sono stato lì in carica come responsabile di modelleria per 2 anni e mezzo, è stata un'esperienza bellissima, che però ha lasciato la mia società andare un po' allo sbaraglio, perché chiaramente un conto è quando stai in azienda tutti i giorni, un conto è quando ci sei magari meno tempo. Questo però sì, è stato dura, perché comunque gestire i flussi, stare insieme alle persone, perché io adoro prendere persone giovani, persone dalla scuola, persone che comunque non avevano svolto magari prima queste attività, così che io le possa bene o male indirizzare e plasmare per quelle che sono le mie visioni. Quando mi sono trovato a prendere del personale un pochino più forte, sicuramente grande competenza, grande professionalità, però ci sono magari delle limitazioni a livello mentale, perché sono tutte persone che magari sono sicure che quel tipo di procedura e quel tipo di pensiero sia corretto. Invece io ho la mia visione, le mie idee, e tutti devono stare all'interno di quello che io vedo, altrimenti si fa male. Certo. E quindi diciamo questi 2 anni e mezzo sono stati un po' duri, perché ti dividi a metà. Immagino. E quindi... Dopodiché cos'è successo? Anche perché l'attività era appena nata, la tua, era appena nata, quindi non è da dire andava già da sola, no. È come se prendi il bambino e lo lasci lì, no? E dici aspetta lì un attimo e vai e l'abbandoni per però un po', no? Purtroppo avevo in quel momento, dopo 5 anni, avevo anche piacere di entrare all'interno di una società bellissima, quella della Ferragamo, e di fare un percorso di un paio d'anni e mezzo dove potevo rivedere, cioè aumentavano le mie percezioni di osservazione, di visione. Certo. Era importante per me vedere un'azienda enorme come quella, comunque guidata sempre da una famiglia. Certo. E è stata una bella esperienza. Ecco, guarda, io avevo messo, però, dopo le difficoltà, una domanda
Perché quando parlavi di mio cugino, nonché tuo zio, dove ti hai lavorato, e delle persone che ci aiutano, ci plasmano, ci educano, hanno magari in quel momento un'esperienza che ci può servire in futuro, no? Avevo scritto quanto è importante avere comunque delle persone intorno, che è un po' una cosa di cui parliamo sempre anche qui in questo gruppo, persone intorno che ti stimolano, che ti danno visione. Questa cosa che ha detto di Ferragamo adesso è che ti hai messo la testa fuori, nonostante avevi tantissime esperienze, anche comunque non con realtà piccole, anche con realtà grandi, però andare all-in dentro a una realtà così e avere a che fare con persone che avevano una visione più ampia o comunque con un mercato anche più grande. E quindi le persone che ti metti accanto fanno tutta la differenza. Poi è chiaro, i ragazzi che tu educhi, però a sua volta noi abbiamo delle persone che educano noi. E quindi quanto è Bravo. importante chi ci si mette accanto poi per prendere le informazioni. Tantissimo, tantissimo. Io però sono un po' a cavallo tra la competenza e la testa. Cioè, oggi rispetto a 10-12 anni fa, sono estremamente sincero in questa confidenza, adoro più chi ha una testa ok e una competenza meno, piuttosto che il contrario. Ah, Io che assist ti piace fantastico! questa? Lo Perché sai, poi ti spiego perché. purtroppo ho avuto modo di incrociare gli uni e gli altri e sono riuscito, per mia esperienza personale, a capire meglio che gli altri funzionano meglio degli uni. Quindi preferisco una testa da 10 e una competenza da 4 che gli si può insegnare piuttosto che il contrario. Guarda, allora, il mondo odierno ci insegna quello che dici te, perché tutte le più grandi aziende che oggi ci sono sul mercato, a parte i rari casi, sono tutte aziende nate da pochi anni, no? Le più grandi, le più innovative, se parliamo anche di social, di piattaforme, anche entrando nel digitale, ma anche, credo anche nel tuo mondo ci sono delle aziende, al di là di quelle storie, ma quello che tu hai detto mi fa un assist fantastico, perché il libero professionista che ha un'esperienza come avevi te di 20 anni a fare un certo tipo di lavoro, apre la partita IVA e usa la competenza come pilastro per creare, dice io lo so fare, sto mestiere lo faccio. Però poi la differenza tra chi resta a fare il disegnatore, il progettatore, il libero professionista e magari ha un assistente, a chi poi sviluppa come te un'azienda, cresce, poi dietro hai delle borse, che è una cosa che non abbiamo detto, che hai creato una linea tua, che oltre a lavorare per gli altri, tu hai parlato di grandi nomi, mi hai creato la tua linea, che è un brand comunque che si sta facendo conoscere, anzi, lo possiamo fare pubblicità, sei in svendita annuale adesso, chi vuole venire a trovarti, poi dopo mettiamo il link per venire a trovarti, e hai creato la tua linea di Grazie. borsa. Però, al di là di questo, c'è tutta la differenza, la fa la testa, e quello che tu hai detto, guarda, noi, io lavoro con i fotografi, no? Da sempre, lo sai, però in questo gruppo c'è un po' di tutti, però ci sono molti fotografi, perché è nato un po' da quelli che ci conoscono. E i fotografi vanno sempre alla continua ricerca della competenza tecnica per imparare a fare il prodotto migliore, il servizio migliore, la foto più bella, però poi tutta quella parte che invece sviluppiamo qui con analisi, eccetera, è tutta quella, hai detto tu, della visione, il mindset. La grinta, le caratteristiche personali, individuali che ti portano a fare il salto, perché poi la competenza oggi ce ne sono tanti che ce l'hanno. La competenza sul prodotto, no? Noi parliamo sempre dell'auto, noi diciamo: guarda, la tua competenza tecnica ce l'hai, se no, se si parte anche senza quella, voglio dire, no? Quanti sanno fare un buon prodotto? Però poi dopo le quattro ruote che noi mettiamo sotto quel motore. Sono quattro aree di cui parliamo spesso, che sono altre, capito? E sono fatte di tante altre cose. Quindi, secondo me, guarda, mi hai fatto un assist, io sono contentissimo, perché te lo volevo dire dopo quanto era importante questo, È l'hai detto prima. chiaro, Alessio, che in alcuni, cioè in ogni reparto ci serve il giusto mix, il giusto equilibrio. È chiaro che Esatto. servono persone competenti e abili, però mi piace mixare le due teste, le due professioni. Quindi Però l'inesperto e l'esperto, ma esatto. maggiore prevalenza su persone da formare. E sotto questo aspetto ti dico anche che dal 2016
ad oggi noi abbiamo investito tantissimi soldi in business coach, diciamo. Abbiamo un paio di aziende che ci hanno aiutato tanto nei percorsi formativi di queste persone, corsi di comunicazione, corsi di negoziazione, corsi di delega, one to one, crescita personale. Sono fondamentali per dare alle persone una visione lavorativa, per avvicinarsi a quello che è il mio modo di vedere il lavoro. I corsi di comunicazione sono fondamentali perché ti aprono la mente, ti aprono il cervello. Io ti racconto questa piccola esperienza. Fui scelto tra cinque persone alla Selin Production nel 2000, mi sembra 10. Fui invitato a fare un corso Fendi a Roma di 3 giorni. Sì, 3 giorni, rimasi 2 notti, 3 giorni, e non lo volevo fare. Io ero assolutamente contrario, dovetti discutere con il mio grandissimo capo, non posso dire il nome per privacy, ma un manager straordinario che mi ha insegnato un sacco di cose. Mi disse: Cristian, non mi interessa, tu vai a fare il corso a Roma. Io tornai che ero una persona felicissima. Disse: no, non è possibile, è troppo bello perché. Se sei una persona come io mi ritengo, una persona curiosa, una persona dinamica, una persona che gli piace vedere cose che non conosce, un corso di formazione è la cosa più bella che si possa fare. E quindi ho cercato con le mie piccole possibilità di regalarlo anche ai miei dipendenti, perché gli facevo un regalo anche per la vita, non solo per il lavoro. Ecco, questo ci tengo a Bellissimo, dirlo. bellissimo. Va, noi facciamo questo qui dentro, quindi sono contento di aver detto questa cosa. Tra l'altro, noi ci siamo sentiti via messaggio, di che si parla? Boh, raccontiamo qualcosa, no? Quindi non è da dire che ci siamo messi d'accordo, però Sì, è sembra vero, lo è slogan perfetto. Ma no, ma è giusto, è vero. No. così, perché anch'io ho investito in anni e anni e anni un sacco in questa parte qua, ed è quella, e poi ci tira fuori dalla melma, chiamiamola, usiamo un termine brutto, ma la melma è quello ristagno del mercato che oggi ci fa tante micro che poi non fanno risultati straordinari, ma fanno risultati medi, mediocri, e sono lì perché? Perché continuano a lavorare solo e esclusivamente sulla parte prodotto, competenza, tecnica, eccetera, ma non sviluppano l'uomo, la donna, l'essere umano, che è quello che tu l'hai detto ora, business coach, comunicazione, e non c'è quello che è in produzione. Che magari va a studiare come disegnare meglio la borsina. Ora non conosco il tuo settore, però magari serve perché se gli manca una competenza tecnica, ma quanto ci metti a insegnare di quella? No, ma E lo quanto sai, ci allora, metti? prego, scusami. No, dicevo, quanto ci metti a insegnargli l'aspetto tecnico e quanto ci metti a No, insegnargli non. invece l'aspetto di crescita tua? Cioè, a Allora, parte che è un lavoro che non finisce mai, quello su di noi, non finisce mai. l'aspetto tecnico è infinito, cioè anch'io dopo 25 anni, 30, no, cioè, ho ancora, passami il termine, come spesso dicono i nostri anziani, ci sa tutto da imparare, ed è vero. Perché domani ci chiede magari uno stilista di fare qualcosa di incredibile e attraverso magari macchinari o soluzioni innovative si può riuscire a farlo. Magari 30 anni fa non lo potevamo fare, quindi ci sa sempre da imparare tantissimo. Però ci tengo tanto a ringraziare il nostro business coach che anche nell'esperienza di Ferragamo mi ha aiutato tanto perché a me mi piace pensare che qualcuno ci insegni di come si fa a rapportarsi con le persone. E quella è la cosa più Certo. fondamentale. Io non ho paura di lavorare, io ho paura di avere a che fare con le persone. E quello per me è il lavoro più difficile. Non fare una borsa o farla bene, o creare un Assolutamente. progetto che sia ripetibile in serie e riproducibile. Quello ci arriviamo sempre a farlo, anche quando ci sono difficoltà di materiali, di metalli o di costruzione. La cosa più difficile è avere a che fare con le persone. Avere a che fare con le aziende, con i fornitori, avere a che fare con i prezzi, che sono sempre più incredibilmente stringenti sotto tutti i punti di vista, gli spazi, gli acquisti, le lunghezze che ci sono tra l'apertura di un ordine e la chiusura di una produzione. Queste sono le difficoltà maggiori e queste, L'efficienza. bravissimo, e queste quando arrivi ad avere delle persone più intelligenti siamo tutti, bravi siamo tutti, no? Però bisogna essere efficaci e pratici. E quindi io cerco tanta risoluzione nelle persone. Non mi interessa accusare nessuno, c'è bisogno di trovare soluzioni ai problemi. È quello fondamentale. E io ritengo che queste persone, appunto, noi abbiamo lavorato tanto con l'HR Italia di Rudine Ciari, che ringrazio e saluto, è stato per me una persona straordinaria che mi ha accompagnato in questo percorso formativo per 5 anni. Ora
da quando c'è stato purtroppo Covid, abbiamo un po' interrotto cioè i finanziamenti e anche un po' i nostri budget si sono un po' chiusi. L'anno scorso è stato un anno un po' duro, sono sincero, anche l'anno prima. Però stiamo guardando al futuro con tanta prospettiva e tanta voglia di crescere, e quest'anno abbiamo fatto un anno importante. Quindi ti volevo chiedere quanto è importante studiare e formarsi, era l'ultima domanda, ma ne abbiamo parlato per metà diretta. Direi che sotto questo aspetto io non mi accontento mai. Ecco, sono talmente goloso di crescita, e ora magari con la bambina che mi arriva forse ci avrò meno, spero di avere meno tempo perché voglio stare Ma anche anche con lì dovrai lei. Capito? studiare. Si studia altre Esatto. cose. Comunque ti volevo dire una cosa, mi ha colpito, torno un attimo indietro, poi si va verso la fine, così ti lascio i tuoi impegni e anch'io scappo. Hai detto una cosa, hai parlato un sacco di visione all'inizio e la cosa che mi ha colpito è che tu quando hai iniziato a fare la tua attività hai detto io ho visto che volevo dare un servizio, conoscevo bene questo mondo e ho trovato uno spazio, un'esigenza di mercato che potevo risolvere un problema e potevo risolvere io e ho creato magari un modello su quello. Ecco, l'analisi che tu hai fatto, quanto è importante fare analisi prima di cominciare a fare le cose? Guarda, è fondamentale, anche se sono sincero, e non lo dico per presunzione, lo dico proprio per atteggiamento e proattività che ho io dentro. Mi vengano un po' così certe cose. Chiaramente, come ti dicevo prima, forse ci si nasce in determinati ruoli e non ci si può improvvisare. Fermo, stanno chiamando. No, aspetta, aspetta, refresho, perché non ti sento più. Niente, siamo ancora collegati, ma abbiamo perso il nostro Christian. Beh, io direi che è stata una bella chiacchierata. E ci vediamo prossimamente. Continuate a seguire il gruppo. E, che dire, direi che ci ha dato una bella mano a capire che dobbiamo tutti crescere e migliorarci. Questa è stata una bellissima intervista. Ringrazio Cristian da qua, e se vorrà un giorno ripartecipare saremo ben contenti di accoglierlo. E ci vediamo presto per le prossime dirette. Ciao a tutti!